Andrea Del Monte, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Livio. Benvenuto. Eccoci. Qui nel posto delle parole per raccontare, stavo per dire l'altra parte di questa, di questo progetto, ma non c'è un'altra parte, c'è una sola parte, perché il libro e il disco interagiscono, sono parte integrante, sono la stessa cosa, ma non perché si ripetono, ma perché si compenetrano, si attraversano. E com'è stato l'incontro dal punto di vista della composizione musicale, l'incontro con queste parole che Andrea Del Monte ha poi portato in musica e quindi in canzone? È stato meraviglioso, tutto è partito da un mio esperimento di musicare la meravigliosa poesia di Paolo Pasolini dal titolo Supplica a mia madre, e da lì ne feci una canzone, e così Veneziani mi contattò per appunto propormi questo tipo di progetto, e quando appena lessi queste meravigliose poesie, subito io avevo già in mente una musica da incollarci su, e ne è venuto questo album Caro poeta, caro amico. Ecco, subito viene in mente una musica attraverso la lettura di poesie come queste che abbiamo accennato poco fa con Antonio Veneziani in Caro poeta, caro amico. Ma nello sviluppo delle varie rappresentazioni di parole e di musica, e quindi di canzone, sono 12 i quadri musicali, perché sono proprio dei quadri musicali molto in questa galleria dedicata a Pasolini, quadri musicali che hanno tutti un filo rosso di straordinaria vicinanza allo spirito poetico di Pasolini. Ma quello che voglio chiedere ad Andrea Del Monte è questo: ma c'era un timore reverenziale nel comporre la musica, pensando proprio all'autorialità molto grande di Pierpaolo Pasolini? Beh, sicuramente c'è stata, però la grande bellezza di queste meravigliose parole alla fine ti trasporta e non vai nemmeno più a pensare, no? Pensi veramente a ciò che stai componendo, e è come tessere, no? Sopra con la musica e le parole, quindi alla fine è stato quasi naturale, emozionante sicuramente, ma naturale, no? È bello sentir dire che è stata una cosa naturale, perché vuol dire che, certo, questo non semplifica le cose quando si sente la cosa naturale, perché la complessità della parola di Pierpaolo Pasolini è sicuramente molto importante, ma se la cosa diventa naturale c'è comunque una grande consonanza. E questi 12 quadri musicali, queste 12 canzoni che attraversano questo libro Caro poeta, caro amico a Pierpaolo Pasolini, cosa ne dicono i suoi ascoltatori, Andrea Del Monte? Ma quello che già dall'inizio il mio gruppo di ascolto, prima della pubblicazione, fece ascoltare questo disco, è la cosa bella che mi hanno fatto notare fin da subito, perché in realtà Pasolini è stato il collante di tutto, ma ce n'è tanto nei titoli, ma nei testi, per esempio, viene nominato solo in una poesia. All'interno di questo disco, di queste poesie, c'è per Paolo Pasolini, sì, ma c'è in realtà c'è l'arte, c'è poesia, musica, c'è romanzo, c'è un aroma che non c'è più, c'è per esempio il Prato della Casilina, c'è di tutto, c'è la vita, l'opera e la morte di Pierpaolo Pasolini, ma non viene mai espressamente detta, e non viene nominato Pierpaolo Pasolini mai. Quindi il bello è anche questo, no? C'è una paternità mancata, per esempio Claudio Marucci scrive di una paternità culturale che non c'è più, ma non viene mai nominato Pasolini, quindi questo è anche il bello di questo disco libro. Ricordiamo che Andrea Del Monte è classe 1983, quindi dalla sua ha una gioventù, e quindi ha una conoscenza nuova, no? rispetto alla parola di Pasolini, e questo significa nient'altro che la testimonianza di chi è giovane porta avanti il senso dell'essere parola raccontato mai abbastanza da Pierpaolo Pasolini. Andrea Del Monte lo citava poco fa, no? Il suo lavoro della splendida poesia di Pasolini, Supplica mia madre, veramente uno dei quadri più esaltanti della poesia del Novecento. Ecco, questo vuol dire semplicemente non solamente fare un omaggio musicale a un grande poeta, ma vuol dire anche studio, avvicinarsi, entrare nella lettura. E qual è il primo libro,
per Andrea Del Monte che ha incontrato di Pasolini? Poesia in forma di rosa, quindi sono andato benissimo, il primo approccio è stato veramente meraviglioso e da lì mi accorsi immediatamente della musicalità di Pierpaolo Pasolini, non dimentichiamo che lui è anche stato autore di canzoni e quindi leggendo tra queste poesie c'era la supplica a mia madre che leggendola paradossalmente sembrava il testo di una canzone, anche la durata alla fine mi è venuta come una canzone vera e propria, 3 minuti e 40 tipo, poi guardavo anche a livello di rime, c'era, la canzone ha bisogno comunque di rime per il respiro proprio, no? Poi addirittura paradossalmente c'è anche la rima cuore amore all'interno della poesia di supplica, quindi voglio dire l'approccio comunque in poesia in forma di rosa che adoro è stato, ecco, all'inizio è stato proprio con poesia a forma di rosa e la supplica mi ha scatenato tutto questo. Poi è difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio, ecco, già subito queste parole ci portano dentro questa supplica di mia madre, ma non è una supplica come noi possiamo, una lamentazione, è una supplica molto, molto vera, anche molto difficile, quindi è questo il lavoro che dobbiamo fare entrando a contatto, in dialogo con la parola di Pierpaolo Pasolini. Che cosa Andrea Del Monte ha scoperto nello sviluppo di queste poesie diventate canzoni? Cosa ha scoperto di nuovo di Pasolini? Quello che mi ha sempre affascinato e continua ad affascinarmi è questa sua paradossale contraddizione, no? Un cattolico comunista con un fratello che è stato ucciso dai partigiani, omosessuale, eccetera, che in realtà mi dimostra in continuo un'eterna coerenza esistenziale. Questo. La coerenza esistenziale anche qui sembra una contraddizione per Paolo Pasolini, che della contraddizione ha fatto anche un modo di essere nel mondo e di vivere il mondo, perché la contraddizione spesse volte è nient'altro che la vita, quella che noi chiamiamo la vita quotidiana, ma la contraddizione non è un compromesso negativo, la contraddizione a volte è semplicemente lo spirito del dubbio, e Pierpaolo Pasolini questo spirito del dubbio l'aveva, è veramente molto molto forte. Andrea Del Monte, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo La macchinazione di David Grieco, sempre riguardo Pasolini, tra l'altro David Grieco è anche ospite del nostro disco libro che ci ha rilasciato un'intervista, quindi sto leggendo, non vedo l'ora, il 24 che esce questo film, di andarlo a vedere. E noi ci lasciamo insieme con Andrea Del Monte e ci lasciamo con una delle poesie diventate canzoni attraverso la musica di Andrea Del Monte. Lo ricordiamo, Andrea Del Monte è un compositore, un cantautore, e ha suonato niente meno anche con Ambrogio Sparagna, quindi qui nominato maestro, e quindi giustamente grande maestro. Grazie ancora Andrea Del Monte per il tempo dedicato in questa breve conversazione per attraversare la pubblicazione e il libro insieme. Caro poeta, caro amico Pierpaolo Pasolini, noi abbiamo conversato insieme con Andrea Del Monte per trovare questo libro e questo disco. Dove ci si può rivolgere in internet, Andrea Del Monte? Allora, in tutti i digital stores, quindi iTunes, Spotify, Shazam ed altro, e poi tramite la Feltrinelli di Latina ordinabile e anche in altre librerie indipendenti. Grazie ancora e buona giornata, Andrea Del Monte. Grazie a te, Livio. Grazie agli ascoltatori. Grazie. Padre, il tuo silenzio parla. Parole di fango, impossibile dimenticarlo. Padre, il tuo silenzio è un macigno, custodito nel carcere della menzogna. Padre, sei un poster su un muro, e un muro di immagini e parole. Padre, ti hanno ucciso prima che io diventassi papà.
padre, il tuo silenzio è sordo e assordante. La tua voce l'ho rubata all'inchiostro di un libro sgualcito o di un giornale sdrucito. Assillante. Padre, il tuo silenzio è un macigno custodito nel carcere della vergogna. Padre, non posso credere di non averti mai conosciuto. Padre, il tuo silenzio parla parole di fango, impossibile dimenticarlo. Padre, ti hanno ucciso prima che io diventassi papà. Padre, il tuo silenzio è sordo e assordante. La tua voce l'ho rubata all'inchiostro di un libro sgualcito o di un giornale sdrucito. O di un giornale sdrucito.